Ehi, bella ragazzi, sono papà di Rimoldino, mi conoscete? Sono qua nella stanza del piccolo Ino. Ragazzi, mamma Rimo sta riprendendo. E cosa sono qua a fare nella sua stanza se lui non c'è? A distruggergli la sua postazione, ragazzi. Eh sì, caro mio, hai voluto farmi lo scherzo nella mia stanza e appendere tutto quanto, a far tutto, eh? È arrivata la vendetta di papà Rimo, ragazzi. Per questo video voglio almeno 20.000 like e ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguite Rimo e Papà Rimo su Instagram. Mi raccomando, seguite lo scherzo fino in fondo, è micidiale ragazzi. Ok, eccoci qua ragazzi. Allora, che cosa andrò a fargli ragazzi? Innanzitutto sono andato a comprarmi che cosa? Ben 90 metri di alluminio, di carta stagnola da sigillargli tutto il computer, tutti i pezzi che ha glieli sigillo tutti ragazzi. Lui ha voluto mettere le fotografie, io gli metto l'alluminio, gli ho un pacchetto tutto sto computer qua, e un disastro faccio ragazzi. Mi raccomando, seguitemi e guardate che cosa combino. Allora ragazzi, adesso l'unica cosa che devo fare per evitare cortocircuiti e infiammazioni, devo spegnere il PC ragazzi. Tanto so come si fa ragazzi, attenzione, ecco qua, chiudi la sessione e comincerà il delirio, arresta il sistema. Ciao Rimoldino. Ragazzi, abbiamo una mezz'oretta per divertirci. Due fuori, tra mezz'oretta torno, ma papà Rimo comincia la sua operazione di distruggere il suo computer, ragazzi. Mi raccomando. E bella ragazzi, ci siamo. Spacchettamento dell'alluminio, porca miseria, eccolo qua. Ragazzi, bel foglio d'alluminio. Lui, siccome lui la prima cosa che arriva vuol parlare, vuol cominciare a parlare, io cosa gli faccio? Glielo sigillo tutto, il microfono, tutto, così, adesso, ma proprio lo schiaccio completamente ragazzi, guardate qua, lui praticamente non riesce più a parlare, allora eccolo qua, tieni qua Rimoldino, prova a parlare a tutti i tuoi fans, vedere, guarda che bel pacchettino, ti ho fatto il pacchettino di Natale, così allora fa, si sente niente. Ragazzi, poi cosa fa lui? Il suo mouse, siccome è un po' caldo, bisogna metterlo in frigorifero e bisogna fare un bel pacchettino, no? Pacchettino, pacchettino, pacchettino del suo mouse e lo mettiamo qua vicino al microfonino. Poi che cosa ci arriva? La sua bella bella tastierina, ragazzi, vedete qua un po' di alluminio. Facciamo un bel pacchettino come il prosciutto cotto. Guardate qua, guardate che bello, sono comparito, guardate, attenzione. C'è un pacchetto tutto anche quello, aspettate, così, e che bel pacchettino, invece che mettere il prosciutto, noi mettiamo la tastiera di Rimoldino, ma che bello, ok. Ragazzi, adesso io vado avanti con l'operazione di impacchettamento, ragazzi, e poi vedrete alla fine l'opera che ha compiuto papà Rimo. Oh, ragazzi, qui ho fatto un'opera d'arte, guardate che sono sudato, ragazzi, ho ancora un quarto d'ora ragazzi, voglio andare avanti e sigillargliela tutta ragazzi, guardate che opera d'arte, mamma mia, quando torna a casa il bimbo piangerà, ma l'ha voluta lui piccolino, il papà Rimo va avanti, ancora un quarto d'ora ragazzi, dai, impacchettiamo tutto, ecco qua, anche tutte le tue belle luci, così fai video al buio stasera, eh? Quando torni a casa stai qua una belle due ore a mettertela a posto, guardate qua che opera. Caro Rimoldino, siccome la sera torni a casa, no? E sei sempre bello accaldato, io ti tengo la tua bella seggiolina qua, bella, bella fresca, eh? Quindi la mettiamo con la carta stagnola, così trattiene tutto il suo fresco, no? E poi stasera, quando torni a casa, te la togli tutta la tua carta, se hai voglia di sedere, caro Rimoldino, la tua bella seggiolina della Rossi, Rossa, rossa, rossa. Ragazzi, sono sudato, però credo di aver fatto un bel disastro. Cosa ne pensate ragazzi? Che quando tornerà a casa dice, ma dove sono finito qua? Qui non si capisce più niente ragazzi. Ho sommerso tutto ragazzi. Io credo che rimarrà scioccato. Però davvero papà Rimo, complimenti del lavoro che hai fatto ragazzi. Grazie a voi e alle vostre idee. E guardate che cosa ho combinato ragazzi. Ah, l'ultima cosa, Rimoldino, mi ero dimenticato, anche le tue belle cuffiettine della Bose. Ragazzi, ultimo pacchettino in omaggio, eccolo qui, bello, questo può essere anche messo in frigorifero, ragazzi, eccole qui.
non troverà neanche più le cuffie, ragazzi. Quindi Rimoldigno, Papa Rimo, ha colpito. E adesso aspettiamolo che arriva. Io gli dirò di venire nella sua stanza, come fa lui. Papà, vieni qui che ho bisogno. Tracchetta! Bella, ragazzi, andiamo. Simo! Simo! Puoi venire un attimo nella stanza che ti devo far vedere una cosetta che ho pensato per un video? Cosa c'è in stanza mia, papà? Cosa c'è, Rimo? Cosa c'è con la faccia lì? No, è successo qualcosa? Eh? Ma cosa diamine hai fatto? Ma Rimo! Ma non ho fatto niente! Ma che bello, tutto argento! No, papà, dai, sono stanco, devo registrare! Vabbè, ma dove... Ma hai detto che c'era la temperatura alta? Ma cosa riprende lei poi? Mi hai detto che c'avevi il problema della temperatura alta del computer, te li ho raffreddati tutti adesso, no? Ma papà, quello... dai, dovevo registrare, queste robe da bambino! Galattico, ma... galattico, galassia! Mamma Rimo. Dai, mi hai impacchettato tutto, cos'è sta roba? Sono o non sono il King dei prank? Sì, dei Rimoldigno. Prank di mio nonno. Ma Rimoldigno. Cos'è sta cosa? Sì. Una pera? Rimoldigno, ma adesso con un po' di pazienza dai, riprenderai poi i tuoi video. Non ho voglia di mettermi qui, allora adesso dovevo già registrare, ora che tolgo tutto, quanto piccolino, ci vuole? Piccolino, piccolino. Ma ti cos'è piace? Poi alluminio? Dove l'hai preso? Sembra... Del futuro, sì, del è tutta futuro. Una cosa mettici nuova, anche te, una postazione nuova. Dai, dai papà, ragazzi, vi piace? Guardate che opera d'arte. Io non posso tornare a casa tranquillo. Ciao, Rimo, vado da con mamma Rimo a vedere la TV. Io, dai, no, no, mo mi dai una mano. No, lo togli con me. No, ma dai, ascolta, io le fotografie me le sono tolte tutte io. Adesso ti metti qui, pieghi la schiena, che c'è la canetta dura. Spostati, e vai, e vai, e vai, e vai. Ciao Rimoldigno, ci vediamo più tardi. Mi raccomando, tieni di tutto al fresco. Dovevo computer. Registrare, papà. Dai, fa niente, ci metto. Ancora che riprende. Ma raga, allora io veramente. Questa merita una vendetta, ragazzi. Che devo fargliela veramente cattiva. Ma veramente con tutte quelle che gliene hai fatte? Vabbè, io gli rifarò una vendetta per questa roba che adesso ci metterò a 20 anni. Se non vedete il video per domani è perché non sono riuscito a registrarlo in tempo. Mannaggia, che ora che tolgo tutto sto robo. Ah, ma guarda anche sotto il PC. Guarda, sì, guarda, tutto, guarda. Hai impacchettato tutto. Che bello. Vabbè, ragazzuoli, che dirvi? Chiudo io il video che è già andato di là. Mannaggia lui, mannaggia. Me l'ha fatta grossa. Ma lasciatemi stare che devo togliere tutto. Rimoldigno. Cosa c'è? King dei prank. Ma vai, te il tuo King dei prank. Va, torna di là a guardarti TV 2000, va.